Come si chiama il progetto? Suoname questo. Praticamente questo nostro sistema riceve il tweet, decodifica questa striga che gli arriva e mettendo qui delle note. E il progetto si chiama infatti Tweet Your Music, perché il riproduttore riproduce le note prodotte da un tweet qualsiasi, quindi ognuno può fare la sua di musica usando quel tweet. E oltre all'audio ci saranno anche degli effetti visivi, quindi luce. Disco tweet. Ok, disco tweet. Tweet your music. Grazie. Allora, noi dovremmo avere un percorso con degli incroci a 90 gradi che il rover può individuare perché c'è un colore diverso. Nel momento in cui arriva dove ci sta un altro Arduino che riceve tutti questi dati ed esegue una melodia in base ai sensori di pressione che noi abbiamo premuto. Ogni sensore di pressione quindi corrisponde una nota e quindi più o meno è questo. E i LED che vedete posizionati lì sono semplicemente un feedback visivo alla pressione di ciascun sensore. Segui dimostrazione. E che mezzo di comunicazione usate? Wi-Fi. Nella fattispecie uno shield Wi-Fi di sopra. Credo che tenesse chiaramente che questo finisce tutto su Twitter, sul post su Twitter, e quindi non è collegato direttamente su con l'altra scheda Arduino, ma finisce quindi su un mezzo esterno a queste due basi. E gli altri prendono il post, ma questo insomma lo vedremo col progetto loro, e lo diciamo decodificano. Ma adesso hai suonato. Fanno un altro. Finita diciamo la pressione sui sensori, ossia sulle note. L'invio avviene tramite questo bottone qui. Qua dato come la conferma sul log. E suona. E si sente l'audio da questa è la conferma del log. È tutto vero, eh? Incredibile. Tutto vero. Va bene. Non ci sta nessuno con l'ocarina dalla parte. Adesso lo vedremo. Allora, come ho detto prima i ragazzi del progetto Sensore to Internet. Qui noi riceviamo tramite Twitter la sequenza di note diciamo composte da loro tramite la pressione dei loro pulsanti. L'Arduino elabora e associa appunto a ogni nota un suono
e un colore LED. E quindi noi stiamo ascoltando adesso la sequenza di progressione di prima. Nel tweet che loro ci hanno inviato, in questo caso sono tutti do consecutivi, in questo invece più complesso, vediamo, aggiornando, questo è quello che ascolteremo adesso, le quattro note che ascolteremo. Abbiamo associato a ogni nota una sfumatura di colori, avendo un LED RGB, gestendo i tre canali, abbiamo ottenuto dei colori tutti diversi. Mm-hmm. Figo. E vediamo se riparte. Eccolo qua. Ovviamente leggiamo la durata e la nota noi dal Twitter, la durata della pressione che corrisponde per noi alla durata della nota. Quindi da Twitter abbiamo una musica, infatti il progetto si chiama Tweet Your Music. Figo. State seguendo un hashtag o state seguendo un account? State seguendo direttamente un account? L'hashtag sarebbe l'upgrade subito sì. Dopo. Okay. Gestendo l'hashtag potrebbero twittare tutti, per ora invece può twittare solamente Arduino DX, che è l'account che abbiamo creato per questa cosa. Ok. Va bene. Bye bye. Noi abbiamo realizzato questo piccolo rover che si chiama Bender. Perché Bender? Perché segue più o meno questa striscia che abbiamo disegnato per terra e trovandosi di fronte all'incrocio si blocca e cerca di capire dove sta l'alcol, va alla ricerca dell'alcol. Mi guardo. E diciamo che fa la curva e poi continua a seguire l'alcol. Mi guarda. Passiamo all'opera, proviamo. No, 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 dove vai? Ok. Segue la sua bella dritta. Arriva all'incrocio e adesso inizia a chiedere, l'alcol dove sta? Diciamo che sente stata questa parte, curva, e inizia proprio l'aria. È proprio alcolizzato, ho sbagliato. Segue me, lo vedi? Grandi. E lui continua a seguire la sua bella rotta. Madonna, l'avete proprio migliorato questo pezzo del... Vedi? Segue sempre me, cioè questo ormai fino a che non lo blocchi, cioè è una cosa che... Stanno toccando i sensori per terra. Stanno proprio... Bravi ragazzi, molto figo.